Se ci vorrà qualcosa lì, lì c'è tutto. Andrea, sei abituato così, lo devo fare sempre. Guardatevi per dire, ancora più avanti, mettetevi in lunghezza. Novantesimo! Quante file vuoi fare? Ne faremo due, adesso vediamo quante siete. Dai. Perché dobbiamo stare al centro della... Ok. Anch'io? Tu, vieni sindaco, vieni qua vicino a voi. Mi fate coprire qualcuno. No, vai. Allineatevi alla bandiera. No! Sì! No! Sì. Non pretendi troppo! Non piano pretendi un po' troppo! Avanti! Allineatevi! Sentitevi vedere la punta del naso di quella là! Cinta la testa, dov'è la vittoria che porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Ritrovati alla corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Ritrovati alla corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Onore ai caduti. Daremo adesso la lettura per ricordare i colleghi del 90° corso Sesto Plotone Terza Compagnia che non sono più tra noi. Sesto Plotone, attenti!
Buongiorno a tutti, giornata felice per noi, per il nostro incontro, per il 40esimo, giornata di Pentecoste. Importante oggi è rivedersi ed amarsi. Ricordiamo però le persone che in questo momento non sono più con noi, gli amici e i colleghi che ci hanno lasciato anzitempo. Pier Giorgio Barausse, presente. Paolo Biancardi, presente. Luigi Cavicchia, presente. Gianni De Zen, presente. Roberto Ferreri, presente. Maurizio Lombardo, presente. Piero Moreschetti, presente. Franco Piccoli, presente. E permettetemi un saluto anche a mia moglie carabiniere che ho perduto qualche giorno fa, Giovanna Castelli, presente. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi carabinieri d'Italia a te eleviamo, reverente, il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano, quale confortatrice e potentrice col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, consiglia il nostro dire, anima la nostra azione, sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani, e così sia. Testa platone, riposo. Una piccola cerimonia, non so se il sindaco vuole dire qualcosa. Prego. Beh, innanzitutto buongiorno, vedo qua sesto plotone, terza compagnia. Beh, io sono anche un vostro collega, io ero quarta compagnia, sempre sesto plotone, però nel 90, quindi qualche annetto dopo. Vedo che siamo tutti due comunque periodo storico facile da ricordare, perché voi 82 era l'anno dei mondiali e l'abbiamo pure vinto. Io nel 90 era l'anno dei mondiali giocati qua in Italia. Vabbè, siamo arrivati terzi, ma va bene così. Beh, grazie veramente di cuore vedervi qua tutti schierati, cerimonia molto toccante devo dire, perché quando si ricordano i nostri colleghi che purtroppo non sono più in mezzo a noi, quello ci ferisce un po', però vedo che il loro spirito sicuramente è presente qua tra di noi. Beh, sono passati 40 anni, qualche annetto è passato, e devo dire che comunque vi vedo tutti belli pimpanti, tutti con voglia di ancora di schierarvi, anche se un po' arrugginiti, ma lo sono anch'io ancora un po' arrugginito. Infatti guardavo e saluto ovviamente il capitano Balsamo, il figlio della comandante della compagnia di Fossano, che era lui che mi diceva: no, quando loro guardano a sinistra tu devi guardare a destra, perché noi siamo al di là della bandiera, quindi ed è, in effetti è vero, sono cose che ovviamente uno perde con gli anni. Beh, qua a Fossano ovviamente abbiamo una tradizione storica di caserme, di giovani che frequentano la nostra splendida città. Quest'anno avremo per due volte di fila, il mese di giugno, niente meno che la fanfara, la Taurinense di Torino, che verrà a suonare qua nella nostra piazza Castello, con anniversari 150esimo, altro 170esimo dalla nascita. Quindi diciamo che Fossano è sempre presente, sempre insieme, soprattutto le forze dell'ordine, soprattutto i militari, che ci garantiscono comunque la sicurezza, perché ne abbiamo veramente bisogno di sicurezza. Io ovviamente vi auguro un buon proseguimento di giornata. Voi sapete che le porte di Fossano sono sempre aperte a voi in particolare, ma sono aperte ovviamente a tutti, quindi quando vorrete venirmi, insomma, o siete di passaggio che volete venirmi a fare un saluto, io sono presente tutti i giorni in comune, quindi non vi sbagliate, sicuramente mi troverete lì. Quindi buon proseguimento di giornata e grazie di cuore per ovviamente la presenza sul territorio di Fossano. Grazie a tutti. A lei.
righe. Prego, prego. Ma io ne approfitto così almeno. Io sostengo sempre che non esiste l'arma in congedo e l'arma in servizio. Esiste l'arma. Quindi che un'organizzazione così ricca di valori, che contrariamente a qualsiasi altra forza armata non attraversa, dico io, chi ha a che fare con lei anche per un solo anno, ma rimane intrappolata nel corpo e nella mente, no? Ed è difficile scrollarsi di dosso quella forma mentis, no? A me è venuto da sorridere nel senso positivo, perché ho rivisto in voi, mentre vi inquadravate, lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto ai 20 anni per la prima volta in Piazza d'Armi, no? Ed è una cosa straordinaria, permettetemelo di dire. Non vi voglio annoiare con mille parole, con mille... Ha già abbondantemente espresso il pensiero che è un po' quello di tutti, dell'arma di Fossano e della popolazione di Fossano. Quindi non vi voglio annoiare ulteriormente. Concludo semplicemente dicendo viva il vostro entusiasmo e di conseguenza viva l'arma dei carabinieri. Stessa plotone! Ehi! Posso! Tu devi andartene a ripigliare dopo. Grazie. C'è uno juventino per terra, Dio. Grazie. Grazie per essere spaziato. Intanto che sono acqua va bene. Ora qui. Facciamo la finestra. Una sera mi sono in silenzio. Una sera mi ricordo, sempre che sono in silenzio. Il 90% era tutti in lacrime. Beh, quando andava via l'altro corso, allora, il corso prima, perché l'ultima... La sera abbiamo sentito il silenzio, non so come mai, che sarà perché, sarà perché il corso che era l'89esimo andava via. Qui autoparlanti, il brigadiere gli stavo qui, mi ha mandato giù nelle aule, là in fondo a dormire, là. La camerata. Che tempi, ma voi, ultimi dell'alfabeto, erano giù. Stavamo giù là in fondo. Dovevamo partire un quarto d'ora prima. E ora qua c'erano le docce, no? Le docce. Sì. E allora era mio compare, no? Mio compare, il giorno che, la sera che l'Italia ha pareggiato con Chise, che dopo è stata a risorgere già. Con l'ultima partita che ha fatto con Camerun, sì, che siamo stati risorteggiati e dopo siamo andati a fare i mondiali, no? E io devo fare la doccia, no? E lui che aveva fretta andare a vedere la partita, no? E 10 minuti prima che scadesse l'orario, gli è venuto dentro con l'idrante che era, cioè, con l'acqua fredda, sì. Quindi, ha cominciato a lavarmi tutti mentre siamo scappati. Dopo che andessimo via, e lì era dispettoso. Era un dispettoso di una cosa grande. Il percorso prevede questo viale fino alla palazzina comando, nel viale non fotografate, la palazzina comando sì, vorrete sicuramente fare la foto che avete già fatto allora, corretto, palazzina comando, non ci sono problemi. E dopodiché ci divideremo in 3 gruppi e a turno saliremo nella palazzina comando fin sopra, poi giù, il corpo di guardia, insomma lì. Poi riusciremo. E poco oltre il piazzale antistante la palazzina comando ci improtoniamo noi del sesto e poi plotone il resto del mondo, così definito. Bello, bello, bello. E marciando andiamo in Piazza d'Armi, conversione, c'è il brigadiere qua che fa tutto, quindi mi raccomando, i comandi sono i suoi. Conversione, ci schieriamo, formula del giuramento, quando sentirete tipo lo giurate voi, non so se sapete cosa dovete dire, ma ditelo. Ecco, poi lì. Le persone attorno che non sono del plotone stanno un po' distanti perché vogliamo fare un bel rompete le righe di quelli violenti, esplosivi, cioè ci si spara in tutte le direzioni correndo per almeno 10 metri. Ma è distante da qua? No. Lo scenario mi ferma. È qui, se vuoi venire pian piano, sì, sì, okay. Vedi tu, giudica tu, se no. Ok.
secondo plotone e si andava sopra. E qui erano le camere sotto il cecchino. Se voi entravate da lì si faceva una rampa di scale e si andava sopra. La lettera S l'hanno spezzata a metà più o meno, quindi dopo dalla S in poi era diviso. Duilio, Duilio, ma perché hai perso tutta la memoria adesso, cominci a vedere così. Siamo che incominciamo a fare i gruppi. Se cominciamo a fare i gruppi, calma, siamo in anticipo. Lo dice lui. Grazie. Bene, questi sono i locali del comando del reggimento attualmente, così come per voi erano i locali del comando battaglione. È custodita quindi qui la bandiera di guerra del reggimento, del 32esimo reggimento generale Guastatori, nell'ufficio del comandante, attualmente ovviamente chiusa. I locali mantengono all'incirca la stessa conformazione di prima, infatti se vedete su qualche porta, come qualcuno notava, ancora c'è il logo dei carabinieri con l'araldica nei secoli fedele. Finalmente fino là sopra. Sempre guardavi da laggiù, dicevi, chissà là sopra che cosa c'è. Adesso siamo qui, vediamo ti ricordo, cosa ti ricordi? Niente. Non mi ricordo. Cosa? Vedi, cazzo, ma su? No! Una femminile. E questo è uno di quelli che facevano a Padova. Ce n'è scritto un po', non ce n'è poco, però tipo gli altri scrivono un po' di farsi di pace ce ne sono. C'è un fondo il mano. Continuiamo di qua. Allora, andiamo plotone, sesto plotone, per tre. Siamo i migliori sempre al sesto. Siamo a posto. Vai che questi giorni per imparare, mica per noi. Bello. Non è retto. Ok, fatto la mano, mi a posto. Comando, partite con destro. Rotoni, avanti. Avanti. Viaggiate al centro, se no andate a finire sulla siepe tra poco. Passo! 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 Tranquillo! Cavezza! Oh!
abbiamo raggiunto le misure ancora, dai. Giocone, pes, riga! Allinearsi su Fontana. No, sei così, sei. Certo, Marco. Non male che c'è punto. Dai, no, vieni, va. Ma non prendete la pizza, Raggi, io dentro un po' la stanza, che non avevo portata. Protoni! Ehi! Posso! Qua. Protoni, attenti! Do la lettura di una specie di formula di giuramento che ha preparato un nostro collega. Oggi, 5 giugno 2022, noi uomini del glorioso sesto plotone del 90° corso, 40 anni dopo, rinnoviamo il nostro solenne giuramento, sesto plotone. Lo giurate voi? Lo giuro! Secondo plotone, posso! Sento, il cuore è rimasto legato a secondo. Una bomba, schizzate via. Dai, protoni, attenti! Rompete le righe! Comunque, anche lì lo stesso, noi seppur più giovani sentiamo la nostalgia degli anni che abbiamo vissuto all'interno della scuola, quindi immagino anche per voi dopo anni è un orgoglio ed è, davvero si sente dentro il fatto di aver vissuto gli anni della gioventù qui. Andavamo fuori di quella mura lì con una certa nostalgia, adesso staremo meglio qua. Eh sì. Adesso perché è la terza volta che veniamo, è la prima volta. Venivano i brividi, immagino. Quanto facevate? Quanti? Tre mesi intensi. Lì c'erano le nostre aule, vero? Brigadiere? Lì c'erano le nostre aule, no? Sì, no, là, quelle di fronte. Qui adesso c'era l'aula magna, qui c'era l'aula magna. Noi abbiamo fatto l'esame. L'aula magna piccola e l'aula magna grande. Che tu non l'hai passato. Come no? Io l'ho passato l'esame, però mi avrebbero mandato a Jesolo. Passavano tutti. Quindi c'era la libera uscita. Tutte le sere, sì. Ah, tutte le sere. Sì. Sì. Ah, ma noi stavamo qua. No. Tutte le sere era facile. Prima del giuramento, perché prima e poi quando siete arrivati voi c'era ancora il periodo della quarantena, che entravi, facevi la prima vaccinazione, ok? E poi cominciava a uscire prima del giuramento. Il attacco chimico del giuramento non ci sono. Non si faceva, non si andava in licenza, si andava in libera uscita ma non in licenza. Sovrintendente, brigadiere. Residui di ferro, ferraglia, in realtà sono residui di ordigni bellici dei conflitti mondiali che sono stati bonificati da noi come reggimento. In quanto reggimento Genio Guastatori, in Italia i reggimenti Genio Guastatori dell'esercito sono gli unici abilitati a bonificare gli ordigni delle guerre mondiali, prima e seconda guerra mondiale, che vengono rinvenuti. Ovviamente questi sono i resti, una volta che viene disarticolata, tolta la spoletta, tolto l'esplosivo, svuotata, infatti in alcuni vedete dei buchi perché ovviamente è stato svuotato dall'esplosivo, rimane la carcassa in acciaio, solo la ferraglia
e abbiamo alcuni pezzi da museo qui, altri li abbiamo in un vero e proprio museo. Ma l'avete trovata qua? No. Una ne abbiamo trovata anche qui, oltretutto. Vabbè, quella caramellina là. 2-3 anni fa. Vabbè, era da 500 libbre se non sbaglio, quindi quella bella grossa, un po' di chili d'esplosivo c'erano, no? Le altre le troviamo in giro, cioè le trova in giro il personale civile piuttosto che ditte durante i lavori, fanno la denuncia ai carabinieri, segue la via l'iter della prefettura e per la regione Piemonte, Liguria e Val d'Aosta il reggimento addetto alla bonifica, il 32° reggimento generale Costatori, dove vi trovate con i nostri nuclei artificieri, provvediamo poi alla bonifica. Ovviamente in altre parti d'Italia ci sono altri reggimenti del genere Guastatori che hanno competenza territoriale per fare questo lavoro. Tutto qua. Grazie. Proseguiamo la nostra visita e il nostro giro. Grazie. A ricordo del secondo plotone diamo questa cresta al 32° reggimento Genio Guastatori in ricordo del sesto plotone e degli altri colleghi pervenuti oggi alla adunata, al raduno quarantennale. Grazie. Come dicevo, è davvero un onore per noi ospitarvi e renderci partecipi dei vostri ricordi di gioventù, perché sono quelli che poi uno ricorda con piacere dopo anni, nonostante c'era sofferenza allora e non si vedeva l'ora di uscire all'esterno. Adesso invece non si vede l'ora di ritornare. È così, ma se non si soffre ovviamente non rimangono così impresse le cose. Grazie. Allo stesso modo anche io, questo lo mettiamo un attimo sì, lì così. Sì, metterete voi il vostro. Ok, sì. Anche io a nome del comandante vi lascio un piccolo dono che è un coin del reggimento, simbolo con l'araldica e il nostro motto fino alla fine. Rimane unico per la vostra affezione, troverete un posto dove metterlo. Ovviamente difficile dividerlo in 100 parti. Grazie. Lo lasciamo al nostro brigadiere. Il brigadiere è il nostro custode. È stato e lo sarà. Allora. Signori, un po' di silenzio. Lino. Mamma mia. Ok, c'è questo momento di consegna dei crest. Sarebbero? Dei crest? Dei crest, chiedi a Lino che lo sa. Il crest, cioè quel, vabbè, sapete cos'è, quel ricordo, eccetera. Facciamolo vedere che così, a beneficio di Antonello che non sa cos'è un crest, ora lo saprà. Guarda e vedrai. Vi chiamiamo fuori prima della torta. E guarda, sottolineato bene, così c'è il tiro crest, due parole se volete, cassa presso Enrico. Questa è la sequenza che conoscete tutti quanti. Questo è il crest. Bene. Intanto facciamo la dialettica più lontana. Facciamo una cosa simbolica di la dialettica più lontana. Ma col tempo si dice questo. Allora, prima di tutto c'è una sorpresa e noi vogliamo fare un piazzamento particolare, una persona che si chiama Gianni Badialetti. È la persona che è venuta da più lontano. Da dove? Da Ancona, Castelfidardo. Da Castelfidardo, dove fanno le chiese armoniche. Vuoi dirci qualcosa? L'unica cosa che posso dire, in questi due giorni che sono stato qua con voi, come se vi conoscessi da tanto tempo, persone eccezionali come Duilio,
Tullio che mi ha seguito, che mi ha regalato la maglietta stamattina. Sì, mi ha pagato da bere, va. Franceschi, qua. Ma tutti quanti, dal primo all'ultimo, da chi mi ha portato ieri a Saluzzo, col pullman. E oggi per finire, dopo la splendida giornata, il comandante di plotone che è venuto a trovare qua, è più bella sorpresa di questa. Nonostante tanti miei colleghi non sono venuti oggi, però penso che se ricrederanno, perché la storia è stata per me un'esperienza bellissima da rifare sicuramente. Era l'occasione per 30 anni, voi 40 anni, quindi ho approfittato subito. Grazie. E grazie a voi. Ci tenevo invece a dire due parole, due. Meno. Basta. Finito. No, già finito. No, tre persone particolari da ringraziare. Il primo è il grande Alfonso, perché se non c'era lui. Ragazzi, è merito suo se abbiamo fatto questi due giorni una bella fetta sua. Il secondo è il mitico Duilio, che è un altro che è un altro che insomma alla sera non lo vediamo mai sulla chat, noi non lo vediamo mai, vabbè. Il terzo è quello che abbiamo ringiovanito di 40 anni, che è il brigadiere. Se non c'era lui, no. Tre persone che hanno organizzato questo possiamo dire. Avete tutti detto delle cose bellissime di me, tranne Lino, va bene, ma è un'altra cosa. E mi sono grato, io sono peggio di come mi avete dipinto, però mi porto a casa questa bella cosa. Grazie a tutti. Dai, ecco. Diciamo ritira tre, Samuello. Dai, un discorso. Sì. Devo dire grazie a tutti. Ma scherzi tu! Penso che meglio di così non potevo uscire le giornate di ieri e oggi. È stato un grande ricordo, soprattutto vedere le signore, tutti, anche i nuovi personaggi laggiù, che penso che avranno avuto una bella esperienza a vedere un nostro gruppo così, partito da sei, siamo in molti di più, aver ritrovato tante persone, e che continui. Grazie della compagnia a tutti. E mi raccomando, per il prossimo raduno lo stendardo. Io dovevo fare una cosa, non l'ho fatta. Chiedo scusa a chi avevo promesso. Dovevo fare il gagliardetto delle notte. La prossima volta lo farò, spero. Spera. Grazie. Allora, 40, scusami se... Ma l'hai fatto apposta perché per evitare le parole te, ho capito. Allora, l'unica cosa che vi posso dire è, sapendo che io oggi e ieri ho vissuto qualcosa di particolare, e nel prossimo appuntamento purtroppo sarò io nelle condizioni di fare in modo che ci sia questo clima. Buon clima, bravo, e una buona organizzazione come ho vissuto in questi due giorni. Questo mi induce a preoccuparmi di cosa devo fare nell'arco di questo mese, perché se 2 di luglio devo avere la fortuna di avervi appresso, devo avere anche la sfiga di poter fare in modo che le cose vadano bene. Però vi garantisco una cosa, l'impegno sarà tanto, sarà già un grosso piacere avervi più possibile, però vi chiedo una cortesia, visto che sono solo organizzare mentre qua attorno ho visto un'equipe eccezionale, ma hanno fatto gruppo, purtroppo in questa occasione sono solo, quindi scusate in anticipo se magari mancherò di qualcosa, però il fatto di potervi avere appresso c'è qualcosa di buono. A Calcinate il 2 di luglio la festa, la 16ª festa dei carabinieri, è dedicata alla vostra presenza. Sicuramente quelli che verranno
quello che sto facendo io adesso lo faranno davanti magari a 700-800 persone e saranno loro a parlare alle 700-800 persone di come faranno. Quindi nessuno viene. Qualcuno di voi si prenderà il microfono e starà davanti a 700 persone. Tirate a sorte chi farà questo impegno, ok? Quindi vi ringrazio ancora e vi aspetto il 2 di luglio ringraziandovi ancora, ma però fatemi una conferma di adesione. Non date per scontato e arrivate l'ultimo giorno dicendo ci sono anch'io. Datemi la fortuna di anticipare la vostra presenza. Grazie. Allora io un ringraziamento particolare a Massimo che oggi è qua con noi. Non vado a dire il perché. Maggior parte di noi che ci iscriviamo nel gruppo sappiamo cosa gli è successo. Se riesco a dire quelle due parole velocissimamente, perché voce. Sì. Allora cerco di dirvi due parole, quelle che mi rimangono in questo momento in gola. Ultimamente sto cercando di parlare con il cuore, perché la mente ultimamente va per conto proprio e mi inganna molto e mi dà una grande tristezza, cosa che invece il cuore mi dice di amare intensamente le persone che ho a fianco. Ultimamente faccio miei due verbi che sono per me essenziali, che sono amare ed ascoltare. Ultimamente recito a tutti questa cosa, sembra quasi una paternalizzazione di un pensiero che ho nella mente, ma che non appartiene a me, appartiene a Papa Giovanni XXIII, quando nel discorso alla Luna disse: quando rientrate vedrete i vostri cari, abbracciateli, date loro una carezza, dite che è il Papa buono che la dà. Io chiedo la cortesia, quando vedrete i vostri cari, di abbracciarli. E di pensare a Massimo e a Giovanna. Allora cantate con me, c'è solo un brigadiere! Sono felice di essere qua con voi perché sono passati, non sembra vero, ma sono passati 40 anni. Enrico, vieni e sono tanti. Vi ringrazio veramente di cuore e mi auguro il prossimo anno, se voi ne fate ancora un altro quest'anno, purtroppo non sarò presente, mi auguro il prossimo anno dovrebbe essere, da quanto rappresentato dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Cittadella, che si è offerta di organizzare il raduno del 41esimo anno, perché chi sarà presente sarò felice
andiamo tutti da noi. Che voi veniate chi può, è chiaro, perché chi ha un'attività di lavoro, io lo comprendo, non può trascurare la sua attività di lavoro per andare al raduno. Ma una buona parte, purtroppo, una buona parte che invece è in pensione, mi auguro di potervi trovare là, me presente compreso se potrò. Grazie a tutti e al prossimo anno. Un tesoriere sono. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Dai, sai, dai, 40 anni fa un ragazzo di 18 anni, quasi 19, non si è fatto gli affari suoi, è passato letto per letto in ordine alfabetico scrivendo nome, cognome, indirizzo e telefono che avevamo a casa personalmente. In ordine alfabetico, perché i letti erano in ordine alfabetico, se vi ricordate, e questo ci ha permesso di ritrovare, lo dobbiamo soprattutto a lui, è lui che aveva, ha fatto un piccolo foglio di Excel, fatto a mano, che ce l'abbiamo ancora, che lo conserviamo come originale, e ci ha permesso di ritrovarci come sesto plotone. È veramente, cioè, e lui li ha trovati, lui è andato a scovare la figlia del brigadiere in Francia, che io non lo so come ha fatto andare in Francia, cioè, per dire, no, cioè, abbiamo trovato il capospina, abbiamo trovato un sacco di gente che girava attorno al sesto plotone, ecco, questo per dirvi l'importanza di quel libretto lì, insomma. Il merito di questi ritrovi, di questi raduni, è soprattutto di Enrico. Tutti in piedi. Mi spiace che quei signori là in fondo hanno fatto tantissimi chilometri in questa circostanza. Oggi, badate, è una festività importante, è la Pentecoste. Non so quanti di voi credono in Dio e si soffermano a ragionare, però è una festa molto importante per la Chiesa, è la seconda festa in ordine più importante dell'annualità. È una cerimonia nella quale si racconta che finalmente c'è una giornata di felicità. Un tempo Pentecoste voleva significare 50 giorni e praticamente si diceva è il raccolto e tutti festeggiavano perché praticamente raccoglievano il sudore della loro vita. È importante quindi, e a voi dico, cercate di raccogliere ciò che questo gruppo ha raccolto e sta raccogliendo, cioè l'amicizia, la fratellanza tra di voi che quest'oggi avete in un certo modo posato una grande pietra, quella di rivedervi e di stare con amici che hanno il vostro stesso pensiero e che d'ora in poi potrebbe essere anche la volontà di fare qualche cosa di utile. Che Dio vi benedica.